I dati del femminicidio sono terrorizzanti, il femminicidio sembra essere un fenomeno senza speranza e quindi è chiaro a tutti che per sconfiggere violenza e pregiudizi bisogna incidere sulle generazioni più giovani e per questo la Commissione per le Pari Opportunità della provincia di Teramo in occasione di questo 25 novembre ha lanciato una campagna di sensibilizzazione un po' provocatoria chiamando a raccolta tutti gli studenti delle scuole superiori del territorio provinciale, 16 istituti, centinaia di ragazze e ragazzi ai quali abbiamo chiesto di fissare su un'immagine un pregiudizio, una violenza che volessero denunciare. Il risultato è stato straordinario, sono arrivati tantissimi elaborati, ma è stato interessante vedere cosa hanno fotografato i ragazzi. Sui pregiudizi hanno fotografato soprattutto l'intolleranza ai diversi orientamenti sessuali e poi il bullismo, l'indifferenza al bullismo. Sulla violenza hanno invece spaziato, sulla violenza fisica, visiva, verbale. Oggi noi premiamo 6 scuole e i vincitori, gli autori di queste fotografie. Le scuole riceveranno dei banner grandissimi, plastificati, offerti dalla Marcozzi Costruzioni, che ringraziamo di cuore, e che saranno affissi in contemporanea la mattina del 25 novembre sui muri esterni dei loro istituti. Inoltre queste scuole riceveranno sempre nella mattina del 25 la visita della Commissione Pari Opportunità insieme a un'operatrice del Centro Antiviolenza La Fenice per un dialogo formativo e informativo con gli studenti. Cosa avete immaginato quando avete creato questa fotografia che poi ha vinto? Noi abbiamo voluto simboleggiare appunto nella nostra foto, che tra l'altro è una foto di gruppo, infatti io vengo per ritirare il premio appunto, ma non mi sento l'unica vincitrice, l'immagine appunto di queste donne vittime di violenza che spesso anziché denunciare la violenza la nascondono come delle maschere. Infatti noi abbiamo preso appunto queste immagini dei nostri volti sorridenti, che però sono volti che vengono comunque segnati dalla violenza. Il messaggio della nostra fotografia va a eliminare tutte le discriminazioni verso qualsiasi persona. Infatti abbiamo scritto delle azioni da fare sulle nostre mani, che sono delle azioni che devono essere fatte appunto per eliminare le discriminazioni nel mondo.